siamo contenti che la cittadinanza al più grande calciatore di tutti i tempi sia stato dato qua nel palazzo della città, dando il profilo istituzionale. Poi c'è la festa in piazza. Diego ha prima fatto sognare i napoletani e i tifosi e poi ha trasformato il sogno in realtà. Credo che meritava, al di là delle opinioni dissenzienti che rispettiamo, una giornata come questa. Quindi siamo contenti, l'ho visto emozionato, ha veramente Napoli nel cuore e questa è una bella cosa. Abbiamo scisso le due cose. Eravate attesi per le 20, come mai questo ritardo di un'ora? Beh, Maradona ha fatto innamorare Napoli anche per la sua imprevedibilità, per la sua genialità, per la sua sregolatezza, e abbiamo fortemente voluto, e questo forse ha turbato un pochino gli equilibri di qualcuno, scindere fortemente il momento istituzionale dalla festa. La festa è di Diego, il momento istituzionale è il momento istituzionale, però chiaramente starò tra il popolo come sempre nelle piazze. Ero emozionato io, anche Diego, il più grande calciatore di tutti i tempi, genio e sregolatezza, comunque la si voglia pensare su Diego, questo calciatore ha fatto sognare Napoli e i napoletani, ha trasformato i sogni in realtà. Quindi credo, rispettando le opinioni anche dei dissenzienti, che oggi è una bella giornata, perché siamo ritornati alla mente del 5 luglio dell'84, quando 80.000 napoletani lo videro palleggiare per la prima volta allo stadio. Quest'anno abbiamo ricordato i 30 anni, non si vive solo di ricordi, sia ben chiaro, noi vogliamo vincere anche nel futuro, però Diego ha dimostrato amore, l'ha detto anche in quelle parole che ha pronunciato poco fa, lui vede l'amore per Napoli e per la squadra nel mondo, oggi è anche formalmente cittadino napoletano, lui l'ha detto bene, è stato sin dal primo giorno cittadino napoletano di fatto, ma adesso è nella storia della città, anche formalmente, negli archivi come cittadino napoletano, e io sono soddisfatto, ringrazio il Consiglio Comunale, la Giunta e tutti quelli che hanno voluto questo evento. Ci può raccontare cosa è successo? Ci può chiarire? Sono state un paio d'ore ad alto rischio? No, in realtà abbiamo... è la bellezza delle cose geniali, sregolate. Poi, devo dire la verità, abbiamo voluto fortemente scindere il momento istituzionale dalla festa di popolo. Abbiamo visto che c'è stato un po' troppo anche di tossine in queste ore, quindi per evitare che qualcuno potesse solo ipotizzare strumentalizzazioni politiche abbiamo scisso il momento istituzionale che unisce tutto il Consiglio Comunale, infatti c'erano maggioranza e opposizione, il sindaco che unisce tutti formalmente da questo punto di vista, con la piazza, perché la piazza e per Diego come avevamo pensato e ipotizzato, quindi alla fine io sono molto soddisfatto. Le tossine, se si riferisce a qualcuno in particolare? No, ma le tossine ormai sono già epurate, sono state già neutralizzate. Sono già scomparse? Le sono neutralizzate. Ma lei andrà in piazza del Plebiscito? Certo, sto andando, non vado perché mi trattenete voi nell'intervista. Però, finisce l'intervista comunque in piazza del Plebiscito? Sì, sempre però come amo fare tra la gente, e questo è il tema. Io ho voluto scindere, il momento istituzionale lo si fa qua. La cittadinanza non è un fatto di spettacolo, la cittadinanza è un fatto istituzionale che si dà o al Comune o al Maschio Angioino. Al Maschio Angioino non si poteva dare perché c'è un'iniziativa della Marina Militare, abbiamo dato qua, tra l'altro per la prima volta l'abbiamo dato nel cortile che è ancora più bello, e la piazza adesso è la piazza del popolo, e io come sempre faccio, vado e sto tra il popolo. Diego, l'ha detto qualcosa? L'ho visto molto contento, molto emozionato, ha ringraziato me, ha ringraziato la città. E mi sono piaciute le parole, perché erano parole di sentimento e di amore per Napoli, quindi ha dedicato la cittadinanza alla città e ai napoletani, come è giusto che sia.